Carissimi amici di Stranezze on the Road, quest'oggi vi porteremo a visitare un luogo insolito, un luogo sconosciuto ai più e per certi versi anche abbastanza singolare, abbastanza surreale. Ci troviamo a pochi passi da quello che è il centro abitato del comune di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. Esattamente siamo all'imbocco di quello che è il boschetto che ci condurrà alla celebre chiesa sconsacrata di Aci Sant'Antonio. Tuttavia, oggi non vi mostreremo solamente questa chiesa, che è anche tristemente nota per alcune vicende passate, ma vi mostreremo, cercando di valorizzare quello che è il contesto storico-culturale che c'è attorno alla chiesa e in questo ambiente, questo territorio che apparteneva, niente meno alla famiglia dei Casalotto, quindi famiglia nobiliare catanese, in particolare al marchese di Casalotto. Adesso ci addentreremo lungo questo sentiero e toccheremo con mano questa realtà che per molti è sconosciuta. Andiamo assieme. You're preaching to the choir, hitting on yourself. Quit playing with your mind, you're spinning. If you think that I'm a liar, just try it for yourself. The clouds will open up, blue skies are willing. Yeah, I know it's so hard to go away. The clouds will open up, blue skies are willing. Delle tante abitazioni disseminate in questo territorio, un territorio che inizialmente era, pensate, di ben 27 ettari e costituiva il nucleo fondante di quello che è il comune di Aci Sant'Antonio. Queste abitazioni, queste costruzioni, costruzioni signorili, altre costruzioni di servizio, addirittura un palmento attivo fino al 1975 con annessa una cantina e altre strutture appartenenti ovviamente alla famiglia dei Casalotto sono state edificate qui su costruzioni 6-700esche, quindi vi era un nucleo ancora più primitivo, primordiale in questo centro e vennero poi edificate queste abitazioni. Abitazioni che, secondo alcune testimonianze degli abitanti qua del posto, sostengono che fino a qualche decennio fa, vi era ancora il mobilio, vi erano ancora, delle attrezzature che poi sono state, ampiamente depredate e vandalizzate. Oggi quest'area occupa solamente 21.500 metri quadri perché è stata comunque inglobata dal territorio comunale, nonché dall'autostrada Catania-Messina che transita proprio nelle vicinanze. Ci troviamo sul retro della chiesa. Esattamente sotto il campanile, come potete vedere, questo campanile così maestoso che è visibile anche a grandi distanze e che pensate ha resistito a eventi come colate laviche, terremoti, conflitti mondiali. Quindi pensate da quanto tempo è in piedi questo campanile, ben dal 1556 esattamente. Quella che vedete alle mie spalle è esattamente la cripta di famiglia dei Casalotto, all'interno della quale venivano seppelliti, venivano inumati i cadaveri dei congiunti che passavano a miglior vita. Addirittura, sempre le voci del circondario dicono che fino a qualche decennio fa, gli
gli scheletri di questi defunti erano addirittura visibili, erano sparpagliati così in giro, quindi erano ancora, diciamo, si poteva toccare con mano quella che era realmente la storia di questa famiglia. Poco distante dalle abitazioni, dal complesso abitativo che abbiamo visto, appartenente sempre ai Casalotto, abbiamo la celebre tristemente nota chiesa sconsacrata di Aci Sant'Antonio. Questa chiesa divenne sacramentale, pensate, nel 1556 ad opera di Monsignor Caracciolo, ed era adibita alle funzioni locali, quali battesimi, matrimoni e altre celebrazioni, appunto per la famiglia dei Casalotto, per questa famiglia nobiliare. La chiesa ha una struttura, è una chiesa neogotica, ha una struttura veramente singolare, veramente apprezzabile, perché non è stata vandalizzata, diciamo, nei piani alti, e quindi conserva ancora la struttura tipica neogotica. È stata costruita con marmo, pietra bianca di Siracusa e pietra lavica. E proprio questa pietra bianca di Siracusa, il chiarore di questa pietra, gli conferisce una certa visibilità anche nelle sere di luna piena, e la fa riflettere e la rende visibile anche da lunghe distanze, soprattutto dall'autostrada Catania-Messina, che transita proprio a ridosso di questa chiesa. Ebbene, vogliamo concludere questa visita con un pensiero del celebre psicanalista Carl Gustav Jung, il quale diceva che nella nostra psiche, nella psiche di tutti noi, c'è una parte oscura, una parte non accettata, una parte spesso rifiutata, che lui chiama ombra. Ed è proprio il riconciliarsi con quest'ombra, il riconoscimento di quest'ombra, con quest'ombra, che può fare crescere in noi un nuovo senso di unità interiore, una nuova maturità interiore. E probabilmente noi siamo attratti da questi posti perché rappresentano un po' la nostra ombra, con la quale cerchiamo spesso di poterci riconciliare. Un caro saluto a tutti gli amici di Stranezze on the Road. Ciao!
on the side.